Ultimo intervento, dottoressa Federici, dico bene, di GITER. Io ho conosciuto GITER con Tiziano Costo tempo addietro, abbiamo quindi un aggiornamento da parte sua e le cedo volentieri la parola, cerchiamo di Velocissima, restare nei tempi. Grazie. velocissima, velocissima. Niente, porto i saluti di Tiziano che oggi non poteva proprio esserci. Lui, diciamo, è la parte tecnica dell'azienda, perché lui è ingegnere. Io credo di essere l'unica non ingegnere nella sala. Mi occupo della parte amministrativa finanziaria di questa piccola azienda che è nata nel fine 2010 come spin-off universitario dell'Università di Genova, facoltà di ingegneria. Dicca, Dipartimento socio del Digitare, il professor Sguerso. Quindi, e la professoressa Federici, che è mia sorella. Nasciamo come downstream, come gestione di dati geografici, tutto ciò che è georeferenziato, quindi la geomatica, noi ci chiamiamo GITER, Innovazione in Geomatica, GNSS, GIS. La geomatica è la vecchia topografia, quindi nasciamo come gestori, cioè, utilizzatori di dati geografici, quindi tutto il settore, ci occupiamo di tutto il settore di sistemi informativi territoriali, usiamo i dati geografici per creare web service per l'utilizzo. Prevalentemente ad uso delle pubbliche amministrazioni, facciamo servizi custom per le pubbliche amministrazioni di gestione dei loro dati geografici, quindi gestione del catasto strade, informatizzazione di catasti che sono cartacei, oppure gestione di dati per gestione delle emergenze per il Comune di Genova. E poi parallelamente abbiamo tutto quello che è il settore più GNSS, che guarda più verso l'upstream. Mi focalizzo su questi servizi, su questa parte qui, che è la parte che riguarda prevalentemente l'attività di ricerca e sviluppo. Quindi abbiamo sviluppato in questi anni tanti progetti finanziati da ASI, ESA, il POR e tante altre realtà che utilizzano i dati di posizionamento satellitare. Abbiamo GITER titolare di un brevetto che è un algoritmo per il posizionamento di alta precisione, quindi vuol dire posizionamento millimetrico, quindi proprio molto molto puntuale. Sulla base di questo, partendo da questo, diciamo, da questa idea, da questo brevetto che è nato all'interno di un progetto finanziato da ASI, sono nati tanti altri progetti, tra cui, per esempio, abbiamo chiuso un capitolo, stiamo aprendo il volume 2 di un progetto che si chiama FER, per il posizionamento di precisione, dei trattori nell'agricoltura estensiva, quindi tutto quello che riguarda la guida automatica, quel grande tema un tema di grande attualità. Stiamo facendo questo progetto con uno spin-off dell'INGV di Roma, e stiamo sviluppando questi device che verranno montati sui trattori, verranno spediti. I prototipi sono sp stati spediti in Brasile, perché lì ovviamente c'è agricoltura estensiva, e poi c'è un sistema di correlazioni sull'equatore, per cui ci sono determinati disturbi che permettono a noi di lavorare sul software ed efficientarlo al massimo. Un altro progetto invece riguarda tutt'altro settore, sempre monitoraggio dei movimenti millimetrici, ma per quanto riguarda il corpo, abbiamo chiuso oggi era la deadline di un progetto che si chiama Remote, finanziato da USPA. L'anno prossimo partirà Remote 2, e abbiamo studiato, pensato e costituito quello che oggi è un prototipo, ma proprio il prototipo del prototipo di un dispositivo indossabile per un monitoraggio dei movimenti del corpo. Nasce da un'idea di un preparatore atletico della nazionale italiana di atletica, e quindi per studiare i movimenti, con i dati satellitari, studiare i movimenti del corpo al millimetro, in continuo, per lungo tempo, all'aperto, quindi non negli studi di fisioterapia, per dire un ginocchio, dopo un'ora di corsa, se si muove sempre dritto, se si muove storto, se si muove in un altro modo, la caviglia e il gomito, quindi un dispositivo che comprenderà
più di un'antennina che sarà indossata, uno sulla testa, uno sul braccio, uno su, e in collaborazione con una grande azienda italiana che fa hardware, noi facciamo la parte software e quindi ci sarà il Remote 2 di questo progetto. E un altro, dati satellitari per il monitoraggio del territorio. Noi siamo partner di quel progetto che citava lei sul monitoraggio delle infrastrutture come GTR, che ha presenterà una proposta per il nuovo bando Power First. Vendiamo e installiamo piccole antennine GNSS low cost, cioè piccole, non tanto piccole, però non enormi, per il monitoraggio del territorio. Ci sono si chiama un dispositivo che si chiama Displays, ci sono più di 150 installazioni in Italia. Noi abbiamo installato sulla frana della scogliera di Camogli, sotto il cimitero, abbiamo installato dei dispositivi e in tempo reale controlliamo da remoto i movimenti della scogliera. Abbiamo avuto un incarico dal comune, quindi ci sono questi dispositivi e ci segnalano le allerte se ci sono anche dei micro movimenti che possono essere preludio di eventi più impegnativi. E niente, quindi tante cose con i dati satellitari. Un altro che abbiamo chiuso, che si chiamava Semor invece, sempre sul monitoraggio dei movimenti e del posizionamento dei lavoratori nei cantieri ferroviari, nei cantieri stradali, per verificare che il lavoratore è posizionato lì piuttosto che un metro più là dove c'è il rischio che passi il treno piuttosto che un mezzo di soccorso. E quindi tanti settori, però fil rouge è il posizionamento. Noi crediamo che l'innovazione debba essere la soluzione di problemi reali, cioè quindi innovare per risolvere problemi che ci sono anche nelle realtà di tutti i giorni, e ci lavoriamo per questo. È un concetto assai condivisibile, in effetti. Mi domando se un applauso ci vuole. No, tra l'altro lei sono cose molto, molto interessanti e molto concrete quelle di cui ci ha parlato.